Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Illustrata in prima commissione una informativa sullo stato di attuazione del piano di liquidazione delle comunità montane. Ce ne parla Marco Paganini. Il sistema complessivo delle comunità montane umbre, patrimonio, crediti e debiti, ha un residuo positivo di oltre 3 milioni di euro, con ulteriori 800 mila euro relativi a mutui di cui dovrebbero farsi carico i comuni. Lo hanno spiegato durante un'audizione in prima commissione il commissario liquidatore Domenico Rosati e l'assessore regionale Antonio Bartolini, evidenziando che rimangono aperti alcuni contenziosi che ammontano a qualche milione di euro, anche giudiziari, sul cui esito non ci sono certezze. Rispondendo alle sollecitazioni dei consiglieri regionali, Rosati e Bartolini hanno messo in evidenza che i debiti della comunità montana del Trasimeno risalgono ad altri tempi. Essa aveva un fatturato di quasi 50 milioni di euro all'anno. Poi però sono intervenuti dei cambiamenti, il governo nazionale ha tagliato 1,2 milioni di euro all'anno. La stretta sulla finanza pubblica ha portato i comuni ad avere problemi nella gestione del verde e in alcuni investimenti, settori nei quali la comunità montana ha svolto un ruolo di surroga. La regione, dovendo tagliare alcuni contributi, ha scelto di creare l'agenzia forestale per non mandare a casa i dipendenti forestali e garantire i servizi. E sempre in prima commissione ascoltati i vertici di BNP Paribas sulla situazione del fondo immobiliare Monteluce. David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per ascoltare il rappresentante di BNP Paribas, Luca Panizzi, per un'informativa sul fondo immobiliare Umbria comparto Monteluce. L'audizione a cui era presente anche l'assessore Antonio Bartolini era stata richiesta dal consigliere regionale Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. Al termine della seduta, il presidente Smacchi ha sottolineato come dalla riunione sia emerso un quadro generale del fondo e delle dinamiche avvenute in questi anni rispetto a valorizzazioni e investimenti. Rispetto alle quote originarie del fondo, che vedevano la regione Umbria ad oltre l'80%, ci sono state una serie di operazioni e in questa fase la regione detiene il 22,5%, l'Università degli Studi di Perugia il 17,2%, Gepafin il 30% e il Fondo Investimenti il 30,1%. Smacchi ha anche ricordato che al momento si sta lavorando ad una ristrutturazione del quadro finanziario che verrà posta in essere entro il 31 marzo 2019. In questo quadro la Regione ha predisposto un bando per reperire immobili da adibire a nuova sede per agenzie come Ater, Afor, Umbria Digitale, che il fondo sta valutando al fine di presentare una proposta per le strutture ancora da valorizzare all'interno del complesso di Monteluce a Perugia. Via libera dalla seconda commissione a modifiche e integrazioni al regolamento del 2005 che disciplina l'attività di cava e il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Il servizio. La seconda commissione, presieduta da Eros Brega, con 6 voti favorevoli dei commissari di maggioranza, oltre a Ricci del gruppo misto Ricci Presidente, e un astenuto Liberati del Movimento 5 Stelle, ha dato il via libera alla proposta di regolamento predisposta dalla Giunta regionale, che modifica ed integra la precedente normativa del 2005, in attuazione della legge 2 del 2000, che disciplina l'attività di cava e riuso di materiali provenienti da demolizioni. Si tratta di un aggiornamento che mira a mantenere adeguata la regolamentazione del settore, mantenendo lo standard qualitativo della programmazione dei controlli. Tra le novità più significative e sostanziali, la possibilità di presentare la domanda per il riconoscimento di giacimenti di cave attive anche a quei soggetti che non lo hanno fatto entro il mese di febbraio 2006, come era invece stabilito dal precedente regolamento. Viene anche introdotto il concetto e la procedura di ampliamento di giacimenti di cava già riconosciuti, vincolandoli alla fase di avanzamento della coltivazione e al collaudo delle opere di scavo e riambientamento eseguite. Previste anche verifiche più stringenti in materia di antimafia, prevista tra l'altro infine anche la promozione per la crescita tecnico-professionale della figura del direttore dei lavori. Alla riunione hanno preso parte dirigenti e tecnici dell'assessorato preposto che hanno rimarcato come dal 2007, soprattutto a causa della crisi economica che ha colpito anche il settore minerario, le attività sono passate da 150 alle attuali 80, con una riduzione della produzione di circa il 50%.
Approvata all'unanimità in terza commissione la relazione sulla legge per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. La terza commissione consiliare presieduta da Tilio Solinas ha approvato all'unanimità la relazione sulla legge regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale. È stato il consigliere Gianfranco Chiacchieroni, promotore della legge 5 del 2013, a illustrare la relazione che si riferisce all'anno 2017 e a riferire sul lavoro svolto dal comitato di controllo dell'Assemblea legislativa presieduto da Roberto Morroni, che ha rimesso il documento alla commissione competente. È stato fatto un censimento importante sui siti di archeologia industriale Umbria, ha detto Chiacchieroni, e non solo su quelli più grandi visibili come Terni, Foligno, ma anche sulle preziose risorse costituite dai mulini per il loro valore storico, la loro importanza anche ai fini della valorizzazione dei centri storici, come a Bevagna. Tutte le attività dismesse hanno un valore storico come impianti e come organizzazioni produttive. Oltre agli elenchi abbiamo la mappatura dei musei umbri con materiali che sono sia di proprietà pubblica che di privati. Al lavoro di catalogazione coordinato dal professor Renato Covino dell'Università di Perugia e per conto di AIPAI, l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, devono seguire, ha sottolineato Chiacchieroni, il recupero, la promozione, la valorizzazione dei siti e dei materiali, anche con una adeguata segnaletica stradale, andando a incidere sia sul turismo che sullo sviluppo economico. Servono dei progetti da finanziare con fondi europei per valorizzare singole iniziative su obiettivi simbolo dei territori. In terza commissione, audizione della responsabile della sezione tutela del patrimonio ittico della regione circa la data di preapertura della stagione di pesca in Umbria e sul programma dei ripopolamenti dei corsi d'acqua. Vediamo. Anche quest'anno l'apertura della pesca alla trota sarà nell'ultima domenica di febbraio, lo ha confermato la responsabile della sezione tutela del patrimonio ittico della regione, Lucia Ghetti, rispondendo alle richieste di chiarimento sollecitate dal consigliere del PD Andrea Smacchi anche sul programma dei ripopolamenti dei corsi d'acqua per il 2019. Non è stata trovata un'intesa con la regione Marche, dove l'apertura della pesca alla trota avverrà il 15 marzo, una data mai ipotizzata negli incontri fra le regioni. Da scongiurare l'esodo di pescatori marchigiani, che però non sono tanti come gli umbri, ben 15.000. Per quanto riguarda il ripopolamento, ha spiegato Lucia Ghetti, continuiamo a puntare sulla salvaguardia delle specie autoctone come la trota attraverso molteplici interventi gestionali. La comunità scientifica ritiene che il ripopolamento sia una pratica più dannosa che utile perché l'immissione di predatori in un corso d'acqua impatta in maniera insostenibile, depauperando la popolazione locale, specialmente se il corso d'acqua è piccolo. Inoltre, gli individui immessi competono con i nativi per la ricerca di cibo. Comunque, i ripopolamenti sono indispensabili perché la pesca alla trota è una tradizione consolidata e anche a seguito di linee di indirizzo dell'Unione Europea va salvaguardata in quanto parte della storia di un paese. Poi c'è l'aspetto economico che si traduce in ristoranti pieni, negozi che vendono esche, abbigliamento sportivo e canne da pesca. Il giorno dell'apertura in Valnerina, ha detto la dottoressa Ghetti, registriamo 10.000 presenze fra pescatori e familiari. Una presenza così massiccia in un corso d'acqua obbliga a fare ripopolamento, altrimenti il fiume si desertificherebbe. Per quanto riguarda gli impianti ittiogenici, in Valnerina si stanno coltivando due filoni di trota mediterranea, quella di Terria e quella con cui si stanno ripopolando i corsi d'acqua, con un totale di immissioni di poco inferiore ai 100 quintali. Poi c'è un altro ceppo autoctono. Nella mappatura di corsi d'acqua minori sono state trovate trote mediterranee pure al 100% e alcuni individui sono stati prelevati per riprodurli artificialmente nel centro ittiogenico di Cerreto, ma gli esemplari del ceppo selvatico difficilmente si adattano alla vita nelle vasche e a nutrirsi con il mangime. Stiamo allevando zooplancton, ha spiegato la responsabile della sezione tutela del patrimonio ittico, insetti vivi invece del mangime che non viene accettato nel primo stadio di sviluppo. Cerreto è uno dei pochissimi centri ittiogenici a produrre materiale di qualità eccellente. L'altro centro umbro, quello di Sant'Arcangelo, è invece l'unico in Italia dove viene allevato il luccio. Claudio Ricci del gruppo Misto Ricci Presidente Italia Civica interviene sull'attività dell'aeroporto di Perugia, San Francesco d'Assisi,
definendo una proposta positiva la realizzazione di una accademia del volo. Tuttavia, tiene a precisare che la priorità va data allo sviluppo dei voli. Rispetto all'accademia, Ricci annuncia una interrogazione alla giunta regionale rispetto alla reale fattibilità economica, lo stato delle autorizzazioni ENAC e la situazione urbanistica. Carla Casciari del Partito Democratico annuncia un'interrogazione per sapere se la giunta è a conoscenza del numero effettivo di defibrillatori semiautomatici installati sul territorio regionale, sul loro stato di manutenzione e se intende rendere obbligatoria l'iscrizione al registro della Centrale Unica 118 per avere una mappatura regionale consultabile dai cittadini e per indirizzare l'installazione di nuovi DAE in aree non attualmente coperte. Gianfranco Chiacchieroni, capogruppo del Partito Democratico, annuncia una interrogazione con cui chiede alla giunta di Palazzo Donini di estendere anche ai territori della media valle del Tevere la condotta di distribuzione ad uso irriguo delle acque del fiume Chiascio. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, annunciano la presentazione di una interrogazione in merito alla condizione infrastrutturale dell'Umbria relativamente a strade e ferrovie, che a loro giudizio presenta criticità croniche, con rischi di concreto isolamento e comunque con tempistiche affatto rapide nei collegamenti con il nord e il sud del paese. Interrogazione anche di Carla Casciari e Giacomo Leonelli del Partito Democratico sull'impegno della Giunta per la riqualificazione del Palabarton di Perugia. I due consiglieri della maggioranza chiedono all'esecutivo di Palazzo Donini quali sono gli adempimenti che il comune di Perugia dovrebbe rispettare per ottenere il cofinanziamento della regione per gli interventi di ampliamento del palazzetto, per i quali la regione ha stanziato 500.000 euro. Claudio Ricci, del gruppo misto Ricci Presidente Italia Civica, ricorda che nell'anno 2026 ricorre l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per questo annuncia la presentazione di una mozione per impegnare la giunta regionale affinché intervenga presso il governo per l'istituzione di un comitato internazionale e l'approvazione di una legge per il sostegno dell'evento. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.